Mister Marcelletti, le partite del Buena Onda sono vietate ai deboli di cuore, davvero mille emozioni, alla fine insomma avete il sorriso, una partita conquistata con i denti. Una bellissima partita, due squadre che hanno lottato fino all'ultimo secondo per ottenere il risultato, la posta in palio che c'era. Siamo stati più fortunati noi perché alla fine l'abbiamo vinta, in altre occasioni magari ci aveva detto male. E io devo fare i complimenti allo Sporting Albatros perché sono veramente bravi, una squadra quadrata e esperta e giocano veramente bene. La classifica mi pare un po' bugiarda da loro, visto come si sono comportati qua con noi. Poi per il resto la partita è stata piena di emozioni, vantaggio loro sopra noi, sono passati loro in vantaggio, giocatori espulsi, calcio di rigore, c'è stato di tutto, una partita dove c'è stato di tutto quanto. Sono contento che alla fine abbiamo spuntato noi perché l'ultima partita l'abbiamo persa dopo averla ripresa per una stupidaggine e oggi invece ci ha detto bene e questo fa solo morale e ci fa lavorare bene per il futuro. Seconda vittoria consecutiva, insomma, qualcosa è cambiato oppure state semplicemente raccogliendo i frutti del lavoro? Ma non posso dire che qualcosa è cambiato, stiamo lavorando, i risultati ci fanno lavorare sicuramente con più serenità e affrontare meglio le partite. È vero che se tu vieni da sconfitte consecutive la tensione è sempre maggiore. Noi adesso stiamo bene mentalmente, fisicamente anche, fino all'ultimo abbiamo lottato e speriamo di fare qualche altra vittoria consecutiva, così almeno chissà che può succedere poi. È una partita davvero rocambolesca, poteva finire in mille modi, è finita insomma con una sconfitta che immagino insomma brucia. Sì, perché fino all'ultimo, come dice lei giustamente, è stata combattuta, la tenevamo in pugno, poi dopo ci hanno avuto un'ottima reazione loro e insomma, purtroppo poi caratterialmente qualche episodio ha fatto la differenza e quindi non voglio neanche parlare di episodi arbitrali perché ci hanno penalizzato decisamente, però comunque complimenti a loro, in casa sicuramente si fanno rispettare. Niente, prendiamo atto, continuiamo così, nel nostro campionato è orientato sulla salvezza, quindi stiamo perdendo sempre di un gol, sperando che prima o poi giri anche un pochino la fortuna a favore nostro e riusciamo a riprendere anche qualche risultato positivo per muovere un po' la classifica. Però, insomma, ottima reazione dei miei ragazzi, sono contento e soddisfatto e bene, avanti così, insomma, partita combattuta. Alessio Crepaldi, una partita veramente vietata ai deboli di cuore, sotto di un gol, poi sopra, poi di nuovo sotto, e alla fine l'avete spuntata con i denti. È abbastanza rocambolesca, sì. E devo dire loro, bravi loro. Bravi perché il nostro campo comunque è piccolo, loro una squadra molto esperta, abbiamo visto dalla lista insomma. E niente, chiudevano bene i spazi, non si facevano cogliere impreparati. E sì, alla fine ce la siamo portata a casa con merito perché abbiamo giocato solo noi, se vai a vedere. Però sì, è stata dura. Seconda vittoria consecutiva, è cominciata la riscossa o state semplicemente raccogliendo i frutti del lavoro? Ma diciamo che sì, stiamo raccogliendo qualche frutto. Diciamo che dopo due vittorie la prossima la perdiamo di solito. E andiamo in casa del grande impero, quindi un po' difficile. Un po' difficile da loro e sono una squadra brava, prendono pochi gol. Se non erro, in queste giornate hanno preso solo 5 gol, quindi sarà molto molto duro.